La notizia è di pochi giorni fa. Il tweet ufficiale della NASA è stato pubblicato il 2 novembre e le implicazioni sono sensazionali. Da quanto emerge dai primi dati che sono stati resi disponibili, cari signori, sono stati scoperti nuovi pianeti con delle atmosfere molto spesse che non pensavamo esistessero. Si sono aggiunti altri 4 ai 3 che conoscevamo già di quel sistema e sto parlando di Kepler 385 nella costellazione del Cigno, che sta rivelando agli occhi del pianeta Terra nuove possibilità impensabili in merito alla natura del nostro universo. Resta con me fino alla fine, non fare la fesa di tacchino pelosa e disevoluta, perché ti racconterò ogni aspetto fondamentale di questa nuova scoperta. La missione Kepler è stata una missione spaziale della NASA, parte del programma Discovery, il cui scopo era la ricerca e la conferma di pianeti simili alla Terra in orbita attorno a stelle diverse dal Sole. Dovete sapere che prima della missione Kepler non avevamo assolutamente conferma diretta di altri esopianeti potenzialmente abitabili, ma da quando il telescopio spaziale Kepler è entrato in azione, abbiamo avuto la certezza matematica di non essere gli unici privilegiati della galassia. Il lancio del veicolo spaziale di cui state osservando le immagini è avvenuto con successo il 7 marzo 2009 e da quel momento non ha mai smesso di operare nei confronti di un solo ed unico scopo: espandere come mai prima d'ora la consapevolezza umana. Progettato per esaminare una porzione della regione terrestre della Via Lattea per scoprire esopianeti delle dimensioni della Terra, all'interno o in prossimità di zone abitabili, e stimare quante delle miliardi di stelle nella Via Lattea hanno tali pianeti, il telescopio spaziale Kepler, dotato di un fotometro ad alto potenziale che monitora continuamente la luminosità di circa 150.000 stelle, della sequenza principale in un campo visivo fisso, ne ha scoperti a migliaia. Dal momento in cui iniziò il suo operato, signori, abbiamo scoperto che là fuori ci sono più pianeti che stelle. E che cosa implica tutto questo? Semplice, molto semplice. Ci arriverebbe anche un cervello di scimmia peloso e disevoluto, ok? Implica che noi, su questo stupido pianetucolo, non siamo gli unici privilegiati che possono godere del tepore che ci offre la nostra stella. Una volta raccolti, i dati sono stati trasmessi alla Terra e poi sono stati analizzati per rilevare l'oscuramento periodico causato dagli esopianeti in transito che si incrociano davanti alla loro stella ospite. Pensate che Kepler ha osservato qualcosa come 530.506 stelle e ha rilevato 2.778 esopianeti confermati al 16 giugno 2023. Ora, parliamone, no? Ma così, tanto per speculare, ok? Parliamone, facciamo due conti, ok? Kepler ha osservato 500.000 stelle, chiaro, mezzo milione di stelle. Sapete nella sola Via Lattea quante stelle ci sono? Si stima un numero approssimato che va dalle 100 alle 400 miliardi di stelle, non milioni, miliardi. Pensate che ha scoperto quasi 3.000 pianeti, molti dei quali potenzialmente abitabili, osservando 500.000 su 400 miliardi di stelle presenti nella sola Via Lattea, nella sola galassia. Ha osservato un numero così esiguo di stelle, signori, scoprendo così tanti pianeti, che se la matematica non è un'opinione, là fuori ci sono talmente tante versioni della vita che l'immaginazione non è letteralmente all'altezza della realtà, ok? Chi si occupava, o meglio, chi si occupa tuttora di analizzare i dati di Kepler? Se ne occupa l'Ames Research Center, un importantissimo centro di ricerca della NASA in California, nella Silicon Valley, che continua, a distanza di anni, ad analizzare i dati prodotti dalla missione Kepler. Ed è proprio sulla base di questo continuo studio di nuovi dati, che non erano mai stati analizzati, che all'interno del sistema planetario Kepler 385 sono state scoperte 4 nuove superterre all'interno di un sistema planetario che sapevamo già contenere 3 pianeti simili alla Terra. Ma prima di parlarvi della scoperta vorrei un attimo precisare il significato dei termini. Cosa si intende con esopianeta? Un esopianeta è un pianeta che orbita attorno ad una stella, un po' come la Terra. Cosa si intende con superterra?
In astronomia si definisce superterra un pianeta extrasolare, e quindi sito al di fuori del nostro sistema solare, di tipo roccioso che abbia una massa dalle 2 alle 10 volte quella terrestre. Ok? Questa classe di pianeti è dunque una via di mezzo tra i giganti gassosi di massa simile ad Urano e Nettuno e i pianeti rocciosi di dimensioni simili alla Terra. Quella che state guardando è una fedele rappresentazione del sistema Kepler 385, all'interno del quale sono stati confermati altri 4 nuovi superpianeti, portando a 7 il numero dei pianeti presenti in quel sistema. Per quanto ne sappiamo, non siamo uno standard, capito? Non significa che se nel sistema solare c'è solo un pianeta abitato su 8, significa che altrove deve essere così. Per quanto ne sappiamo, possono letteralmente esistere coalizioni interplanetarie di persone che o sono native di più pianeti all'interno di un determinato sistema o addirittura hanno colonizzato tutti i pianeti del proprio sistema, cosa molto plausibile se si parla di specie evolute. Siamo noi quasi all'alba del poterlo fare. Per quanto mi riguarda, signori, quando si parla di 4 superterre in un sistema solare come quello di Kepler 385, credo che sia molto improbabile che solo uno di quei pianeti sia abitato. Chiaro, magari non è il caso di questo sistema perché molti di questi pianeti sono troppo vicini alla propria stella, ma quando si parla di sistemi con più di 5 pianeti mi frulla sempre in testa questa domanda, no? Chi ci dice, scusate, che siamo noi uno standard, possibile che in altri sistemi più di un pianeta sia abitato? E in questo modo si apre tutto un mondo di opportunità. Ora, parlando del nostro Kepler 385, che cosa sappiamo? Sappiamo che detiene già svariati primati, ok? A differenza di tutti i nostri vicini immediati, tutti e 7 i pianeti di questo sistema sono più grandi della Terra. Abbiamo letteralmente di fronte un sistema di superterre ed è uno dei pochi sistemi planetari conosciuti a contenere più di 6 pianeti verificati. Quello che state guardando è il documento ufficiale correlato all'aggiornamento del catalogo della NASA di qualche giorno fa, che inserisce questo promettente sistema solare all'interno di un catalogo che, pensate, include altri 700 sistemi solari multiplanetari, 700 sistemi solari che possiedono più di un pianeta. Ma cosa scrive la NASA? Perché sennò dopo mi accusano di fare sensazionalismo scientifico. La NASA, signori, all'interno dell'articolo ufficiale scrive che al centro del sistema Kepler 385 c'è una stella simile al Sole, circa il 10% più grande e il 5% più calda del Sole. I due pianeti interni, entrambi poco più grandi della Terra, sono probabilmente rocciosi e potrebbero avere atmosfere sottili. Gli altri 5 pianeti sono più grandi, ciascuno con un raggio circa il doppio di quello della Terra e si prevede che siano avvolti da spesse atmosfere, capito? Da spesse atmosfere. Vi lascio qualche secondo per dare una bella occhiata alla pubblicazione scientifica ufficiale che racconta questa nuova scoperta. La capacità di descrivere le proprietà del sistema Kepler 385 in modo così dettagliato testimonia la qualità di quest'ultimo catalogo di esopianeti, ma non è sempre stato così, ok? Inizialmente si puntava solo ad osservare esopianeti e non a capirne composizione, biofirme, eccetera. Invece i cataloghi finali della missione Kepler si sono concentrati sulla produzione di elenchi ottimizzati per misurare quanto sono comuni i pianeti attorno ad altre stelle, e questo nuovo studio si concentra sulla produzione di un elenco completo che fornisca informazioni accurate su ciascuno dei sistemi presi in esame, rendendo possibili scoperte come Kepler 385
5 che, credetemi, è davvero una scoperta sensazionale. A questo punto rimane da chiedersi quante possibilità ci sono là fuori. Se cominciamo a scoprire che addirittura sono comuni, molto comuni, sistemi planetari composti da superterre, no? Il nuovo catalogo utilizza misurazioni migliorate delle proprietà stellari e calcola in modo molto più accurato il percorso di ciascun pianeta in transito attraverso la sua stella ospite. Le osservazioni primarie di Kepler sono cessate nel 2013 e sono state seguite dalla missione estesa del telescopio chiamata K2, che è continuata fino al 2018. I dati raccolti da Kepler continuano tuttora a rivelare nuove scoperte sulla nostra galassia e dopo che la missione ci ha mostrato che ci sono più pianeti che stelle, questo nuovo studio dipinge un quadro molto più dettagliato di come appaiono ciascuno di questi pianeti e i loro sistemi di origine, dandoci così una visione molto migliore di mondi oltre il nostro che ci aspettano. Il telescopio infrarossi James Webb adesso sta studiando lo spettro di questi pianeti potenzialmente abitabili e, come è successo qualche giorno fa, sono state scoperte biofirme inequivocabili della vita su di un pianeta extrasolare. Ho realizzato un episodio in merito e sto parlando di K2-18b, episodio strettamente correlato a questo che ti invito a recuperare. I frutti di questi anni di osservazione da parte del nostro amico Kepler, cari amici, sono riassunti qui dai siti ufficiali. Ben 25 data release, 25 documenti riportanti dati fotometrici di oltre 530.000 stelle, chiamate dagli astronomi Kepler Objects of Interest, monitorate alla ricerca di piccoli cambiamenti di luminosità dovuti proprio al transito dei pianeti. Il bottino finale, cari signori della caccia, è di oltre 2600 esopianeti scoperti, molti dei quali potrebbero essere luoghi promettenti per la vita. E quella che state per vedere e ascoltare è una sonificazione matematica dei dati orbitali dei 7 pianeti nel sistema Kepler 385. Grazie alla NASA per questa meravigliosa messa in musica dei dati orbitali dei pianeti. Centro del sistema planetario c'è Kepler 385, una nana gialla simile al nostro Sole situata a circa 4600 anni luce dalla Terra, tantissimo signori, impensabile, nella costellazione del Cigno. Kepler 385b,
Kepler 385c e Kepler 385d sono i tre pianeti precedentemente individuati e confermati in orbita attorno alla stella. Kepler 385b è una superterra, un mondo roccioso con una massa di circa 12 volte quella del nostro pianeta, che impiega 10 giorni per completare un'orbita attorno alla stella, dalla quale dista circa 14 milioni di chilometri. Poi abbiamo, allontanandoci, Kepler 385c, che è invece un pianeta simile a Nettuno, 13 volte più massiccio della Terra e con un periodo di rivoluzione di 15 giorni. E sempre allontanandoci abbiamo Kepler 385d. Il pianeta è simile a Kepler 385b, ma è 6 volte meno massiccio e impiega, pensate, 56 giorni per compiere un'orbita attorno alla sua stella madre, dalla quale dista 19 milioni di chilometri. Ora, cos'è successo? È successo che ne abbiamo scoperti altri 4, ok? Sono tutti più grandi della Terra, ma più piccoli di Nettuno, e si prevede che siano avvolti da spesse atmosfere. Hanno periodi di rivoluzione rispettivamente di 3, 6 e 86 giorni, e 3 di essi sono probabilmente in risonanza orbitale. E che cosa significa? In risonanza orbitale significa che i vari corpi che entrano in questa risonanza esercitano l'un l'altro una regolare influenza gravitazionale. Questo fenomeno può stabilizzare le orbite e proteggerle da perturbazioni gravitazionali, e questo fa sì che determinati pianeti siano, diciamo, più protetti dalle intemperie gravitazionali del loro sistema solare. Per quanto riguarda il sistema Kepler 385, è ancora tutto da scoprire, e queste nuove superterre aprono un nuovo ventaglio di possibilità molto ampio in merito all'universo. Ora, allarghiamo la nostra lente di ingrandimento cosmica, ok? Qui siamo sul sito ufficiale della University of British Columbia, non di certo sul sito del bradipo tridattilo della stazione, ok? L'articolo è del 16 giugno 2020 e, per favore, leggi, ok? Dai, leggi, per favore, cosa c'è scritto? Te lo dico io. C'è scritto che, secondo nuove stime, ben 6 miliardi di pianeti simili alla Terra si trovano nella nostra galassia. 6 miliardi di pianeti simili alla Terra. Ecco, di pianeti ovviamente ce ne sono molti, molti di più. Se abbiamo detto che nella sola Via Lattea ci sono dalle 100 alle 400 miliardi di stelle, e che attorno a tutte queste stelle ci orbitano uno o più pianeti, parliamo veramente di numeri che superano le centinaia di miliardi di pianeti nella sola Via Lattea, ma questo nuovo studio si concentra prettamente su quelli simili alla Terra. E quelli simili alla Terra, signori, secondo nuove stime, si aggirano intorno a 6 miliardi di pianeti nella sola Via Lattea. Calcola che ci sono altre miliardi di galassie infinitamente più grandi della nostra, ed il gioco è fatto. Per quanto ci appaia come sensazionale la scoperta di un nuovo sistema di superterre, facendo i conti con la statistica e con la matematica, possiamo dire che sicuramente è un sistema molto, molto comune fra i miliardi che dobbiamo ancora scoprire, no? E se a questo punto del video sei affascinato e hai avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto e apprezzi tutto questo brainstorming che viene fatto sul canale, ti chiedo cortesemente ora, proprio in questo momento, se mi stai ascoltando, di dare il tuo contributo. Di contribuire attivamente a questo canale YouTube lasciando un semplice like. Basta questo, ok? Per oggi, signori, è davvero tutto, ma mi vorrei concentrare bene sullo studio che parla della scoperta statistica di 6 miliardi di pianeti simili alla Terra. Quindi, se vuoi che approfondisca, che porto avanti anche questo filone correlato alla scienza dell'universo, lascia like, condividi il video con i tuoi amici e lascia un commento di supporto. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando, come sempre, al prossimo episodio. Adieu!